Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Comolas, vendita pellet. Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con Domenica Sport Sera. È stato un weekend intenso per lo sport senese e noi siamo qui come di consueto per raccontarvi tutto ciò che è successo sui vari campi. Iniziamo come di consueto dal calcio, ma inizio soprattutto dando la buonasera agli ospiti che mi sono venuti a trovare questa sera. Inizio dalla mia sinistra con Giovanni Farneti, buonasera. Buonasera. Accanto Alessandro Gonnelli, buonasera. Buonasera. E Patrizio Cingottini, buonasera. Buonasera. Ovviamente Giovanni, giocatore del Siena, Alessandro, giornalista, e Patrizio Cingottini, il fisioterapista del Valentino Mazzola. Come di consueto daremo uno sguardo di quella che è stata la tredicesima giornata della Serie D, il girone è quello dove è impegnato il Siena, e poi ci sposteremo anche in Eccellenza, dove si è disputata la dodicesima giornata. Iniziamo dal Siena, che ha giocato questo pomeriggio al Franchi ed ha perso per 2-1 contro il Trestina. Una sconfitta particolarmente dolorosa perché è la seconda consecutiva in casa, perché arriva nella settimana dei festeggiamenti dei 120 anni della Robur. Ne parliamo questa sera con Giovanni, che tra l'altro è anche un ex della partita, quindi c'è anche questo carico emotivo in più. Ma prima di tutto andiamo a vedere la sintesi, gli highlights della partita. Allo stadio Artemio Franchi il Siena ospita il Trestina per la tredicesima giornata di campionato. I bianconeri, nella settimana di festa per i 120 anni della Robur, indossano per l'occasione la maglia storica. Il primo squillo della partita è della Robur, con il mancino dalla distanza di Mastalli, che però non è nello specchio della porta. Si fanno vedere gli ospiti recuperando palla in una zona pericolosa del campo. Mencaglia arriva tu per tu con Stacchiotti, ma non riesce ad inquadrare la porta. Torna in attacco il Siena al 20°, Pescicani scalda il piede con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di un corner, ma non impensierisce Fratti. Dopo aver scaldato il piede è proprio Pescicani a farsi trovare pronto sul secondo palo per piazzare in porta il cross con i giri giusti di Galligani. La Robur passa in vantaggio al 35°. Alla fine della prima frazione il Trestina sfiora il pareggio con il colpo di testa di Mecagli, che però è fuori misura. A 10 minuti dall'inizio della ripresa il Trestina la pareggia, nasce tutto da un corner non allontanato abbastanza dalla retroguardia bianconera. La sfera allora arriva da Ferri Marini, che da buona posizione trafigge Stacchiotti per l'1-1. Poco dopo la rete del pari, i giocatori del Trestina chiedono a gran voce un rigore per un contatto ai danni di Nouri, ma per l'arbitro si può continuare. Altro corner per il Trestina, Stacchiotti in uscita non riesce a respingere abbastanza e Mencagli è ben appostato per spingere in porta il gol del 2-1. Gli ospiti sono in vantaggio. Il Trestina attacca sulle ali dell'entusiasmo e solo un grande intervento di Stacchiotti nega la gioia del gol a Nouri. Torna a farsi vedere il Siena, Di Paola pesca Semprini tutto solo in area di rigore, ma l'attaccante colpisce male di testa. A 5 minuti dal 90°, il Siena lamenta un fallo in area di rigore su Boccardi, non ravvisato dall'arbitro. L'azione poi si conclude con una scorribanda che porta all'ammonizione dello stesso Boccardi e di D'Angelo. A pochi minuti dal 90°, il Trestina va ad un passo da calare il tris, ma Stacchiotti ci mette una pezza murando De Souza. Nei minuti di recupero vola Di Paola di testa, ma Fratti si supera e para. E finisce qui. Il Siena si fa rimontare dal Trestina e perde al Franchi per 2-1. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà la trasferta contro il Follonica Gavorrano. Questo quindi quanto è successo oggi al Franchi, chiaramente molta amarezza anche per i tifosi. Giovanni, immagino molta amarezza anche per voi della squadra. Te che l'hai visto dal campo, che partita avete giocato? Ma dal campo fa ancora più male, perché come hai detto prima c'era la settimana dei 120 anni, veniamo da una vittoria sofferta a Figline e dopo la sconfitta di Foligno in casa volevamo insomma prolungare questa striscia positiva. Purtroppo non è andata così per dei meriti nostri più che altro, più che meriti degli altri. E dopo un primo tempo comunque positivo, dove almeno
La mia sensazione era quella che il Siena era padrone del campo. Siamo scesi in campo il secondo tempo inspiegabilmente sottotono, con un ritmo troppo basso per la categoria, e purtroppo abbiamo preso questi due gol su palla inattiva che, come sappiamo, insomma, le palle inattive sono sempre insidiose, insidiose, insomma, e quindi niente, poi non siamo stati abbastanza bravi nel riprenderla e è finita così. Eh sì, è una sconfitta che fa male anche alla squadra, l'abbiamo sentito anche nelle parole post partita di chi ha parlato, per esempio Mastalli, ma anche Magrini stesso, che più tardi sentiremo. Alessandro, ti chiedo di aiutarci a mettere un po' in prospettiva questa sconfitta del Siena, che effettivamente fa male per le ragioni che abbiamo detto, per questo secondo tempo dove non c'è stata proprio la prestazione, anche perché arriva in un momento in cui in campionato le primissime stanno macinando punti. Sì, arriva un momento, diciamo, molto importante della stagione, perché comunque oggi il Livorno ha vinto 5-0. Arriva in un momento molto, molto delicato, perché in realtà il Grosseto stesso, che oggi insomma, ha battuto per 1-0 il San Donato, ha raggiunto il Siena, e solo qualche settimana fa sembrava impossibile, quando insomma il Siena si trovava a quota 18 punti, che era poi il weekend in cui il Siena perse contro il Terranuova e il Grosseto vinse il derby contro il Follonica. Il Grosseto aveva la metà dei punti del Siena e oggi l'ha raggiunto. È una sconfitta quindi che fa male, anche per come è arrivata, l'ha analizzata Giovanni che era in campo. Però il rischio, se passami il termine, certo, un po', è che questa sconfitta possa riportare il Siena nelle sabbie mobili in cui si trovava fino a domenica scorsa. La vittoria di Figline l'aveva un po' tirato fuori, e ora però arrivano partite molto impegnative. Insomma, c'è il Follonica Caporrano, che oggi ha fatto 5 gol contro il Givi Borgo, poi c'è lo Stiamare, c'è il Fanalino contro la Pezzanese, ma poi c'è il derbissimo contro il Grosseto. Quindi, insomma, partite molto importanti, molto delicate. Il campionato, lo sappiamo, è molto equilibrato, tutte le partite sono imprevedibili, non esiste mai una partita dall'esito scontato, però ecco, certo è che adesso il Siena deve dimostrare il suo valore, perché la squadra ha assolutamente un valore importante e credo che sia sicuramente superiore a quanto abbiamo visto oggi in campo. E deve sicuramente riscattare al più presto la sconfitta, anche per evitare sì di perdere terreno, ma da coloro che sono davanti, come soprattutto il Livorno, ma anche di non farsi recuperare ulteriormente terreno dagli inseguitrici. Ecco, continuiamo poi ad analizzare quello che è il periodo del Siena, ma apriamo anche, come di consueto, una finestra sul campionato di eccellenza, il girone B, dove ci sono le squadre del territorio senese. Il Valentino Mazzola oggi ha vinto per 3-0 contro la Siena Lunghese, ne parliamo con Patrizio Cingottini, che poi ci aiuterà anche a dare invece una panoramica sulla storia della Robur, visto che ne ha fatto parte per tanti anni. Prima però sull'attualità, una vittoria importante per il Valentino Mazzola, che ci voleva dopo un periodo dove i risultati non sono mancati, ma comunque c'è sempre stato bisogno di uno sforzo in più per ottenerli. Sì, noi diciamo siamo partiti con un buon inizio di campionato, abbiamo fatto un leggero calo a metà girone e poi ora è 3 partite che siamo ritornati fuori e stiamo giocando bene. E abbiamo perso 2 partite immeritatamente al 94esimo, quindi sono cose che anche a livello morale magari ti lasciano un po' di seguito, però oggi abbiamo avuto la fortuna meritatamente di fare il primo gol dopo pochi minuti, e poi sai, quando fai gol poi è tutto più facile, perché insomma oggi è stata una partita, diciamo, vinta meritatamente, che però ha dimostrato che abbiamo un gruppo coeso che vuole fare bene, e quindi niente, cerchiamo di proseguire in questo modo. Su questo è il solco giusto, quello tracciato oggi, sì, anche nelle scorse giornate che ricordavamo. Torniamo in casa Siena, perché Giovanni ci ha analizzato dal suo punto di vista quella che è stata la partita, e lo facciamo anche sentendo un suo compagno di squadra, che è Alessandro Mastalli, uno dei veterani di questo gruppo, un giocatore molto esperto che ha parlato al termine della partita, e noi sentiamo le sue parole. Sicuramente ci prendiamo la massima responsabilità noi giocatori, perché comunque entriamo in campo noi. E io dico ai tifosi di non mollare, di starci sempre vicini come lo stanno facendo. È chiaro che dopo 2 sconfitte di fila in casa li capisco benissimo.
però ripeto, è da questi momenti che si forma un gruppo e si forma una squadra. Quindi ne dobbiamo uscire insieme, insieme soprattutto loro, perché loro per noi sono il dodicesimo uomo in campo e quindi sono sicuro che lo faranno. Questo è il messaggio di Mastalli per i tifosi. Giovanni, ti giro un po' la stessa domanda. Chiaramente i tifosi non hanno visto di buon occhio questa sconfitta e sarebbe strano chiaramente il contrario. Ti chiedo se te sei giovanissimo, ma se hai qualcosa da dire ai tifosi della Robur. No, riprendo le parole di Ale Mastalli dicendo che comunque è giusto che contestino, è giusto, hanno le loro ragioni, insomma, perché comunque venire allo stadio nella settimana, insomma, dei 120 anni e vedere un Siena contro il Trestina, che con tutto rispetto, tra l'altro è una mia ex squadra, si aspettano comunque non obbligatoriamente la vittoria, però comunque una prestazione convincente che in parte appunto abbiamo fatto, ma non è bastato sicuramente a convincere i tifosi. Quindi dico sicuramente che dalle prossime partite dovremo dare sempre di più, provare a riportare il popolo senese dalla nostra parte, perché comunque anche a fine partita giustamente la tifoseria era abbastanza scontenta, diciamo. Certo. Sappiamo quanto sia difficile comunque giocare a Folloni, che è una bella squadra, io ho fatto questo giro anche l'anno scorso e so quanto è difficile giocare lì, hanno giocatori di grande qualità, però dovremo ripartire subito perché per il Siena è fondamentale vincere. Certo che chiaramente il Folloni Cagliaburano è il prossimo avversario della Robur, più tardi lo andremo a vedere anche con le nostre grafiche, sia i risultati di giornata che la classifica ed anche il prossimo turno. Alessandro, abbiamo accennato ai festeggiamenti di questa settimana per i 120 anni della Robur, quindi facciamo anche un passo indietro, al di là della partita di oggi, alla stretta attualità, che settimana è stata per il Siena, perché abbiamo visto tanti ritorni importanti. È stata una settimana bella, diciamo, anche avendo avuto la possibilità di vedere dal vivo tutti questi festeggiamenti, e dico che è stata una settimana bella, è stato bello rivedere gli eroi del passato, soprattutto parlo di me, essendo molto giovane, ricordo bene Maccarone quando ero piccolo e anche Stefano Guberti, quindi è stato bello rivivere i momenti di un passato, insomma non sappiamo se e quando mai rivivremo, diciamo, quindi è stato bello rivivere questi momenti, è stata bella vedere la festa venerdì sera al Palazzo delle Papesse con tutti i soci sveresi, con la proprietà, e poi insomma purtroppo non si è chiusa la settimana come nel migliore dei modi, però diciamo che tutto sommato è stata una bellissima settimana. Ecco, e per chi ha messo piede nel Siena da professionista nel 1985 circa, cosa rappresenta la Robur? Chiaramente parlo di Patrizio Cingottini, cosa rappresenta anche questa settimana di festeggiamenti? La Robur, allora io sono, essendo di Siena, ho due cose, ho il Bruco e il Siena, sempre stato tifoso del Siena, sarò sempre tifoso del Siena, mi ha penalizzato in passato lavorare in ospedale perché la domenica, avevo una domenica al mese libera, però quando ero libero andavo a vedere sia il Siena che la Menzana. Niente, la Serie A è inutile che lo racconti, è una cosa da sogno, io infatti non so ancora se l'ho fatta o non l'ho fatta, però comunque ho fatto tutte le categorie, dalla C1, C2, e Serie B e Serie A, e quindi ora mi trovo qui. Io un consiglio ai tifosi, perché tanto i tifosi hanno sempre contestato, anche giustamente sono tifosi e devono fare i tifosi, hanno sempre contestato, anche hanno contestato spesso anche in Serie A, però ecco, ora io credo sia un momento, siccome sono ragazzi giovani, gli va dato fiducia e i tifosi devono aiutare questa squadra. Devono sostenerla anche questa categoria, che come detto è difficile, c'è un gruppetto di squadre che sta iniziando a prendere il largo. Andremo a vedere anche la classifica e come detto i risultati il prossimo turno sia della Serie D che del campionato di eccellenza. Facciamo tutto questo, ma dopo un attimo di pubblicità.
Siamo ancora in diretta con Domenica Sport Sera per continuare a parlare di calcio, Serie D ed eccellenza. Allora andiamo con le nostre grafiche a fare il quadro di quello che è successo. Iniziamo dalla Serie D, dal girone con i risultati di giornata, poi classifica, prossimo turno e anche poi l'eccellenza. Questa è la 13ª giornata della Serie D con lo 0-0 tra Aquila Montevarchi e Fezzanese, la vittoria del Folonica Gavorrano ampia per 5-2 contro il Ghiviborgo, la netta vittoria del Livorno contro il Terranuova Traiana per 5-0, la vittoria del Foligno per 2-1 contro l'Orvietana, 2-1 anche per la Flaminia contro l'Ostia Mare e 2-1 anche per la San Giovannese contro il Poggibonsi, tutti vittorie in trasferta, poi la vittoria in trasferta del Grosseto di misura per 1-0 contro il San Donato Tavarnelle, la vittoria del Seravezza per 1-0 contro il Figline, come abbiamo commentato la sconfitta per il Siena 2-1 contro il Trestina. Vediamo alla luce di questi risultati dopo 13 giornate quella che è la classifica del girone di Serie D con il Livorno che continua a scavare un po' di gap dalle avversarie, è a quota 30, insegue il Seravezza a 25, poi il Foligno a 24, Ghiviborgo a 22, Grosseto e Siena a 21, Folonica Gavorrano, Poggibonsi e Aquila Montevarchi insieme anche all'Orvietana formano il pacchetto di squadre a 18, Ostia Mare a 17, San Giovannese 16, Trestina, San Donato Tavarnelle, Figline, Terranuova, Traiana a 14 e poi chiudono la Flaminia a 13 e soprattutto la Fezzanese a quota 5 punti. Alessandro, rapidamente, dopo 13 giornate questa classifica, se c'è qualcosa che ti sorprende? Ma, allora, qualcosa che mi sorprende credo sicuramente siano Fulgenz Foligno e Ghiviborgo, perché insomma, per quanto siano squadre che magari si potevano immaginare forti o comunque di livello, nessuno credo se le sarebbe aspettate così in alto. Non mi sorprende il Seravezza perché comunque anche l'anno scorso per gran parte del girone d'andata è stato in vetta, addirittura alla fine del girone d'andata era al primo posto in classifica e quindi non mi sorprende il Seravezza, non mi sorprende il Livorno, insomma sarebbe, sarebbe sciocco dire che mi sorprende il Livorno così in alto. Poi per il resto direi che forse qualche punto in più il Siena, insomma, bastavano magari i tre della vittoria di oggi, ma insomma è inutile tornare indietro. E poi per il resto mi aspetto, di fatto forse è la classifica che mi aspettavo, mi ha deluso un po', se posso dire, il San Donato Tavarnelle, che visto anche l'allenatore che hanno, Vitaliano Bonucelli, un allenatore molto molto preparato, mi aspettavo qualche punto in più, ma è in grande ripresa. Eh sì, potrebbe tornare su. Giovanni, ti chiedo anche a te rapidamente sulla classifica, 21 punti conquistati finora, in questo momento il Siena è nel pacchetto di squadre a 21 insieme al Grosseto, però è fuori dai playoff e sicuramente non è la posizione che vi aspettavate e che volete. No, perché come rosa, come giocatori, come esperienza dobbiamo fare quello scalino che insomma ci porta ad avere la consapevolezza di essere una squadra forte, che una consapevolezza che avevamo a inizio campionato, che ovviamente dopo con le sconfitte un po' la fiducia insomma scende. È giusto che i tifosi si aspettano qualcosa in più anche in questo senso, perché comunque lo vedo anche in allenamento che la rosa è valida, i giocatori sono forti e la qualità insomma che ha il Siena è sicuramente superiore a squadre che magari in classifica sono sopra di noi. E quindi speriamo che alla lunga vengano fuori questi valori. Guardiamo allora anche quello che sarà il prossimo turno, quindi la 14ª giornata di campionato. Ecco qua le partite: Grosseto contro Ostia Mare, Foligno contro Ghiviborgo, Fezzanese contro San Donato Tavarnelle, Figline Orvietana, Flaminia contro Livorno, Folonica Gavorrano Siena, San Giovannese Seravezza, Trestina contro Montevarchi e Terranuova Traiana contro Poggibonsi. Rapidissimo Alessandro, torno da te, ti chiedo che Siena ti aspetti contro il Folonica Gavorrano? Ma mi aspetto un Siena diverso sicuramente, perché è vero che l'approccio oggi è stato secondo me corretto, che comunque il primo tempo del Siena è stato un primo tempo da meritarsi il vantaggio, diciamo. Poi il secondo tempo l'ha detto Magrini, l'ha detto Mastalli, l'ha detto anche Giovanni, non è proprio sceso in campo, quindi mi aspetto un Siena sicuramente diverso, un Siena che vorrà riscattare questa sconfitta e forse un po' come è stata a Figline, perché di fatto credo che il Siena visto a Figline non ci sia niente da rimproverargli, infatti il risultato è stato quello. Servirà credo fare ancora di più, visto che comunque il Folonica Gavorrano è una squadra veramente veramente forte,
Quindi mi aspetto un Siena con l'atteggiamento giusto, con la testa giusta e con la voglia di riscattare questa sconfitta, ma sono certo che insomma sia il mister che tutti i ragazzi che scenderanno in campo avranno la voglia di mangiarsi la partita e di riscattare la sconfitta, anche perché per riscalare una classifica che, come ha detto Giovanni, insomma, le squadre davanti non sono affatto, tranne forse il Livorno, superiori al Siena. E Giovanni, grande attenzione appunto sui calci piazzati, che abbiamo detto in questo momento essere un po' il tallone d'Achille del Siena. Sì, nonostante comunque ragazzi di struttura ci siano in squadra, pensare anche a Cavallari, a Daci, a Giannetti, a Semprini e tanti altri. Un po' di partite che subiamo gol un po', come dire, un po' stupidi, sicuramente evitabili. Non voglio parlare di sfortuna, di sfiga, dobbiamo stare più concentrati e soprattutto non è possibile concedere praticamente due gol a partita, perché come abbiamo visto all'inizio del campionato subivamo gol molto raramente, i primi cinque praticamente mai, però anche in fase offensiva, per la qualità che abbiamo, dobbiamo sicuramente creare di più. Quindi serrare le file e ritrovare creatività in attacco per quanto riguarda il Siena. Noi continuiamo con le nostre grafiche e ci spostiamo in eccellenza, andiamo a vedere quindi i risultati di giornata, classifica e prossimo turno per quanto riguarda il girone B. Eccoli qua i risultati della dodicesima giornata, con l'1-1 tra Rondinella Marzocco e Lanciotto Campi, il pareggio tra Scandicci e Lastrigiana 0-0, 1-1 anche tra Signa ed Africo, la vittoria di misura dell'Antella per 1-0 sul Grassina, il 3-0 della Nuova Fogliano contro la Baldaccio Bruni, la vittoria della Castiglionese per 1-0 contro la Colligiana nel match di alta classifica, pareggio a reti bianche tra Fortis, Juventus ed Asta e, come abbiamo commentato, la vittoria del Mazzola per 3-0 contro la Sinalunghese. Vediamo anche quella che è la classifica dopo 12 giornate di campionato. La Castiglionese in testa a quota 24, prende un po' di distacco dall'Africo che rimane a quota 21, conquista un punto ma rimane a 3 punti di distanza. Scandicci a 19 insieme anche alla Colligiana e al Valentino Mazzola, leggermente più arretrata l'Asta a 17, Rondinella Marzocco a 16 insieme alla Nuova Fogliano, insieme anche alla Signa che apre la colonna di destra, dove troviamo il Grassi nella Lastrigiana a 14, Baldaccio Bruni, Sinalunghese e Lanciotto Campi ad 11, poi Fortis Juventus a 10 e Antella sempre a 10 a chiudere la classifica. Patrizio, sui 19 punti conquistati dal Mazzola, una classifica che è molto corta, 5 punti di distanza dalla vetta, però tutto quel lato sinistro della classifica troviamo delle squadre che alternano grandi risultati a prestazioni un po' più opache. Sì, sai, questo secondo me sono squadre, diciamo che simili, e non regala niente a nessuno, perché questo è una lotta continua, e se non ce la fanno con le maniere buone usano quelle meno buone, però questa è una categoria così. Sì, ora prima la Castiglionese, però non ci sarebbe da sorprenderci se tra qualche giornata magari cambia, perché bisogna vedere se la Castiglionese continua così, ribattiamo le mani, però credo alla lunga, non lo so se ce la farà, comunque. Staremo a vedere. Una Castiglionese anche molto prolifica in attacco e questo probabilmente è il motivo per cui in questo momento si trova in vetta la classifica. Sì. Vediamo quello che sarà anche il prossimo turno, sempre del campionato di eccellenza. Eccola qua la 13ª giornata con la sfida tra Africo e Colligiana, Castiglionese contro Scandicci, quindi un po' il big match di giornata tra due squadre in cima alla classifica. Grassina Fortis, Lanciotto Campi contro Signa, Lastrigiana contro Valentino Mazzola, Nuova Fogliano Rondinella, Sinalunghese contro Antella e poi Asta contro Baldaccio Bruni. Torno da Patrizio per questo impegno contro l'Astrigiana in trasferta su un campo non semplice. Ma il campo è un campo brutto, io ci sono stato una volta, però a quello che mi ricordo è bruttissimo, insomma, quindi, però è brutto per noi ma è brutto anche per loro, sì. Quindi sta assolutamente a chi gioca cercare di dare il massimo e niente, però vedo ci sono scontri di alta classifica, sì. e anche la Colligiana, prima di l'Africo è un campo ostico, sì. Anche quello lì. E vediamo un po', ora per morire la Nuova Fogliano aveva iniziato male, ora è in salita, quindi
È un campionato apertissimo. È incerto. E sì, giustamente Africo Collegiana e anche Castiglionese Scandicci, diciamo, per le squadre leggermente più indietro in classifica, ma lì nelle prime posizioni può essere l'occasione veramente di tornare in contatto, a contatto con le primissime. Alessandro, ti chiedo anche dell'eccellenza, che campionato stiamo vivendo? Sicuramente molto diverso da quello dello scorso anno, dove il Siena, diciamo, fin dall'inizio mise subito in chiaro le cose. Sì, diciamo che in realtà anche l'anno scorso, tolto il Siena, il campionato è stato molto equilibrato, e ovviamente poi l'inserimento del Siena nel girone ha di fatto cambiato tutti gli equilibri, perché penso a squadre come lo Scandicci, il Signa, lo stesso Terranova, che poi è stato promosso. Erano partite per vincere il campionato, poi insomma ovviamente l'inserimento del Siena ha cambiato tutto. E il campionato di quest'anno è molto equilibrato, lo sto seguendo, e la Castiglionese è una squadra molto molto importante, si è rinforzata ulteriormente rispetto all'anno scorso, dove comunque era una squadra importante, e ricordo che è stata forse quella che più di tutti mise in difficoltà il Siena. E quando vennero nel girone d'andata, con il girone di ritorno, il Siena vinse 1-0 con gol di Masini, ma era già di gran lunga promosso, aveva già vinto il campionato, aveva già festeggiato la promozione. Però il campionato è molto equilibrato, non mi aspettavo l'Africo così in alto. Sì, è una promossa. Credo che a Stemmazzola stiano facendo molto molto bene, e così come la Collegiana. E in ripresa, l'avevate sottolineato prima, la Nuova Fogliano, che a sua volta comunque è una squadra molto importante, però vedo molto equilibrio, anche se la Castiglionese, forte dell'esperienza dello scorso anno, è forse un piccolo gradino avanti alle altre. Ecco, siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda il calcio, però prima devo chiedere per forza a Patrizio Cingottini, prima si è accennato alla Serie A, a quegli anni, visto che siamo comunque sia nella settimana dei 120 anni della Robur, un aneddoto di quegli anni della Serie A, o comunque del grande calcio a Siena, un aneddoto e anche un augurio per il Siena di oggi. Ma un aneddoto, mi ricordo quando davo... con Papadopoulo, davo il pane ai ragazzi, e c'era una tavolata, da una parte c'erano quelli più burloni, dagli altri quelli più seri, e quelli più burloni c'era appunto, gli piaceva scherzare, Radici, Cavallo, Scalzo, e mi dicevano, se tiri il cestino del pane al mister ti diamo 2000 euro, e io gli dico, ascolta, datemi 2000 euro e poi vedrò quello che posso fare. No, niente, il Siena... È stato tirato poi il cestino del pane? No, ok. No. Il Siena comunque credo che supererà questo momento difficile, e però io, convinzione mia, Livorno senz'altro arriverà, taglierà il traguardo, però sono convinto che il Siena farà un buon campionato. E possa rifarsi sotto, chiaramente, ad un Livorno che ha veramente cambiato marcia. Prima di concludere, facciamo un grosso in bocca al lupo a Giovanni, perché calciatore ma anche studente, domani c'è un esame universitario, quindi in bocca al lupo di che cos'è l'esame? Citologia. Quindi in bocca al lupo per quest'altro impegno, e grazie anche ai miei ospiti. Per voi che ci seguite da casa, non andate via, perché dopo la pubblicità torniamo per parlare di basket, ma intanto ringrazio chi mi ha fatto compagnia fino a qui, grazie a Giovanni Farnesi, grazie a te. Grazie ad Alessandro Connelli. Grazie. E grazie a Patrizio Cingottini. Grazie. Come detto, ci fermiamo un attimo di pubblicità e poi di nuovo qui in diretta per parlare di basket. A tra poco. Ancora in diretta con Domenica Sportsera, abbiamo chiuso la pagina legata al calcio, è arrivato il momento di parlare di basket. Per farlo qui in studio mi hanno raggiunto tre nuovi ospiti che vi vado a presentare. Inizio dalla mia sinistra con Milos Joksimovic, buonasera. Buonasera. Giocatore della Stosa Virtus, accanto Riccardo Caliani, buonasera. Buonasera. Direttore generale della Notte di Siena Menzana, e Lorenzo Gambelli, buonasera. Buonasera. Del consiglio direttivo del Costone, ovviamente parleremo della Serie B interregionale, di quella che è stata questa giornata di campionato caratterizzata
data dal derby tra la Visma e Derico Ostone e la Nota di Siena Menzana, e poi chiaramente parleremo anche della Virtus che è scesa in campo contro la Spezia. Direi di iniziare subito dal derby, attesissima partita, sia perché ovviamente è una sfida stracittadina, ma anche perché era una partita tra due squadre a pari punti in classifica, che ha visto vincere la Visma e Derico Ostone per 66-58. Vado in ordine di chi ho più vicino, quindi in questo caso Riccardo Caliani. Che partita è stata dal punto di vista della Menzana? Una partita punto a punto sostanzialmente, che si è decisa direi nella seconda metà dell'ultimo quarto, quindi una Menzana che è riuscita a rimanere in contatto, ma poi non è riuscita nell'ultimo quarto ad avere il guizzo decisivo. Sì, credo sia stata una partita abbastanza brutta se si guarda l'aspetto tecnico, dove per lunghi tratti si sono visti più contatti che non azioni di pallacanestro vere, come un po' è normale anche che sia quando la posta in palio è alta. Questa è una partita ovviamente importante per la classifica, soprattutto per quello che dicevi, perché in una classifica, in un campionato così equilibrato, è chiaro che queste sono partite che hanno un peso specifico rilevante, per cui noi credo che abbiamo fatto una partita solida, e questo è quello che avevamo chiesto alla squadra di fare, perché soltanto facendo una partita solida in questo campionato puoi pensare di portare a casa una vittoria, che è quello che è successo anche pochi giorni fa con Empoli, che era capolista, è venuta a giocare al Palaestra. Noi abbiamo giocato una partita solida, abbiamo portato via una bella vittoria. Stasera l'abbiamo fatto, poi nei finali punto a punto chiaramente quello che può fare la differenza sono gli episodi hanno premiato il Costone, che nel finale è stata più lucida di noi a gestire bene alcuni possessi chiave, cosa che invece dall'altra parte noi abbiamo gestito in maniera forse un po' frettolosa o con meno esperienza. In queste partite, al di là del talento, dell'atletismo e di tutto il resto, è chiaro che l'esperienza conta tanto, e da questo punto di vista forse il Costone ha qualcosa in più di noi. E il Costone che in settimana, appunto c'è stato il turno infrasettimana, aveva perso contro Lucca, che è probabilmente la squadra più in forma del girone, o comunque una delle più in forma del girone, è tornata alla vittoria grazie appunto a questo successo nel derby, che come diceva giustamente Riccardo, dal punto di vista prettamente estetico e cestistico è stata una bellissima partita, con punteggio bassissimo e percentuali dal campo molto basse per entrambe le squadre, però un Costone che nei momenti chiave si è fatto trovare pronto. Sì, insomma sono molto d'accordo con Riccardo, cioè la differenza l'hanno fatta qualche piccolo dettaglio, no? Nei momenti decisivi della partita, un po' di esperienza, qualche rimbalzo in più, però insomma sì, è stata una partita brutta esteticamente, però molto intensa, molto con difese molto toste, molto fisiche, insomma credo quello che un po' uno si aspetta da partite come derby di questo tipo. Per il Costone sicuramente era importante vincere, perché i finali punto a punto ultimamente, no? Anche a Lucca, sì, dove è vero che anche se loro sono la squadra più forte, più in forma del campionato in questo momento, probabilmente eri riuscito, no? Quasi a vincerla, quindi sono partite che un po' lasciano strascichi, e credo sia stato importante subito riuscire a mettere un punto oggi. Ecco, prima di tornare a parlare del derby e sentire anche le parole dei protagonisti dal campo, quindi le interviste post partita, apriamo ovviamente anche una finestra sulla Sosa Virtus, che ha giocato una partita importante oggi contro la Spezia, ma è arrivata una sconfitta per 87-92, anche in questo caso partita punto a punto che si è decisa nel finale, con le due squadre che sono rimaste in contatto fino alla fine. E anche qui Milos, vale un po' il discorso che facevamo in questo caso per la Menzana, nel momento decisivo la Spezia è stata più brava e più cinica a trovare i canestri. Sì, abbiamo approcciato la partita all'inizio male, perché avevano preso subito un parziale, penso 10-2, una roba così. Siamo stati bravi poi a tornare, abbiamo cambiato la difesa, siamo tornati pari pari, ma come dicono anche loro, la esperienza è quella che manca a noi, perché siamo una squadra giovane e alla fine loro sono stati più bravi nel finale e hanno portato a casa la partita. Una sconfitta un po' sanguinosa anche in chiave classifica, poi più tardi con le nostre grafiche andremo ad analizzare quella che è la situazione. Come detto, torniamo sul derby e andiamo a sentire un po' anche di interviste dal campo. Iniziamo dal capitano della Visma e Derico Ostone, Luigi Bruttini, che tra l'altro è stato uno dei migliori in campo. Sentiamo cosa ha detto al termine del match. Sì, è stata una partita dura, una partita come poi un po' ci aspettavamo, perché i derby sappiamo sono sempre caratterizzati un po' dal fattore emotivo e caratteriale, quindi
Il punteggio credo sia un po' testimone di questo, no? La partita è iniziata un po' contratta a livello offensivo, ma che le difese poi hanno fatto la differenza. E bravi, bravi noi, complimenti a tutti i miei compagni, perché non era facile riuscire a mettere in campo tutto quello che siamo riusciti a fare oggi. Diciamo una vittoria anche un po' diversa da tutte le altre che abbiamo fatto questo Prati, dove siamo riusciti a rimanere sempre insieme anche nella difficoltà fino al fondo, e quindi bene, bravi tutti e avanti così. Allora, come bilancio non può che essere positivo, perché comunque siamo in piena corsa per riuscire a raggiungere il nostro primo obiettivo, che è quello di rientrare nelle prime sei. Ci sentiamo padroni del nostro destino, e questo credo che sia un privilegio che non tutti possono avere, e quindi ho detto, come bilancio siamo contenti che sia in questo modo. Per il proseguo ci attendono partite complicate, la prima del giro di ritorno, Guarrata, che non sarà assolutamente la Guarrata che abbiamo incontrato all'inizio del campionato, una squadra che vedo come molto quadrata, equilibrata, con delle un ventaglio di soluzioni sia dall'interno che dal perimetro molto temibile, quindi godiamoci stasera la vittoria del derby, e da lunedì subito al lavoro per preparare la settimana quadrata. Queste le parole di Luigi Bruttini, che giustamente già allunga lo sguardo al prossimo turno e parla anche di un bilancio, perché effettivamente oggi si è anche concluso, diciamo, il giro di boa, almeno la prima fase, perché sono state disputate le 11 giornate iniziali, quindi tutte le squadre hanno incontrato tutte le altre avversarie. Restiamo sempre a sentire le interviste, spostiamoci però in casa anche note di Siena Menzana, dove al termine della partita ha parlato il coach Paolo Betti, quindi sentiamo cosa ha detto. È stata una partita in equilibrio dal primo all'ultimo minuto, dove per larghi tratti siamo stati anche avanti noi. In secondo tempo ci hanno ripreso subito il piccolo vantaggio, però abbiamo costruito tanti tiri buoni come loro. È stato probabilmente un derby vero e proprio, dove hanno vinto le difese rispetto agli attacchi, e rispetto a Virtus sono molto più contento, perché la strada abbiamo intrapreso dal punto di vista dell'energia e dell'intensità, del far girare la palla in attacco e in difesa, di lavorare insieme, è tutta un'altra cosa. Questa è una squadra che in casa viaggia a 92 punti e mezzo di media, 5-0 ora 6, quindi da un certo punto di vista c'è una strada su cui lavorare. Come dicevo, ci sono stati diversi tiri aperti, quindi magari poteva starci un paio di canestri in più, però oggettivamente anche loro qualche tiro da tre, vado un po' a memoria, ma Di Paoli all'inizio, anche Zenelli, che insomma quest'anno sta facendo canestro con grandi percentuali, quindi sì, ci può stare, e poi alla fine si decide un po' sugli episodi, un po' ingenuo anche noi a commettere certi falli. Quando la partita è spigolosa così, certe fischiate ti possono far nervosire, bisogna essere un po' più lucidi, e magari una fischia in un modo o in un'altra può cambiare qualcosa. Abbiamo preso due canestri sulla rimessa a fondo, su situazioni un po' al limite di blocchi, però ci può stare. Chiaramente amareggiato coach Paolo Betti per questa sconfitta, che come detto ha delle implicazioni anche in classifica, quindi andiamo con le nostre grafiche a fare il punto di quella che è la situazione dopo 11 giornate di campionato, vediamo i risultati e poi soprattutto, come detto, la classifica. Iniziamo dai risultati, eccoli qua, con Cecina che ha perso per 81-88 contro l'Etrusca San Miniato, la vittoria di Spezia appunto per 92-87 contro la Virtus, Empoli che torna alla vittoria dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Menzana, ha vinto per 74-66 contro Quarrata, come detto la Vismedeli Costone ha vinto per 66-58 contro la Notte di Siena Menzana, Lucca continua a vincere e lo ha fatto per 90-71 contro Arezzo, e poi è ancora in corso il match tra Olimpia Legnaia e Castel Fiorentino, che è iniziato alle ore 20. Vediamo allora quella che è la classifica dopo 11 giornate, eccola qua, Lucca, Etrusca San Miniato ed Empoli a 16, poi Vismedeli Costone
a 14, Quarrata a 12 insieme alla nota di Siena Menzana, che va in questo momento a chiudere il pacchetto delle prime 6 squadre, mentre nell'altra metà troviamo Spezia sempre a quota 12, Arezzo a 10, la Stosa Virtus ad 8 e poi Legnaia a 6 insieme a Castel Fiorentino con l'asterisco perché hanno una partita in meno che stanno giocando adesso, e Cecina a 4 punti. Allora Riccardo, la Menzana in questo momento è al 6° posto, che è diciamo un po' l'ultimo utile per quello che riguarda l'obiettivo di inizio anno di arrivare tra le prime 6, perché come abbiamo spiegato mille volte scongiura fin dall'inizio il rischio retrocessione e permette di accedere al pool promozione, quindi una Menzana che resta abbondantemente a galla, direi, merito della vittoria contro Empoli che ha eliminato il periodo difficile delle 3 sconfitte, e anche alla luce della sconfitta di stasera una Menzana che resta attaccata alle primissime. Sì, è ovvio che questa formula è abbastanza capestro, nel senso che basta sbagliare una partita o anche a volte potrebbe essere condizionante anche la differenza canestri per arrivare o non arrivare fra le prime 6, però noi non dobbiamo vivere secondo me con l'angoscia di arrivare per forza nelle prime 6, perché altrimenti chissà cosa succede. Il campionato è un campionato che vivrà di diverse fasi, il nostro obiettivo è quello dichiarato fin dall'inizio di mantenere la categoria. È chiaro che riuscire ad arrivare nelle prime 6 ci metterebbe da subito al riparo da spiacevoli sorprese che eventualmente potrebbero avvenire nelle fasi successive, però dobbiamo anche sapere che questo è un campionato talmente equilibrato dove se dovessimo, speriamo di no, non arrivare nelle prime 6, dobbiamo ricostruire la nostra salvezza in un'altra fase che sarà altrettanto lunga, altrettanto equilibrata, e quindi è lunga, non dobbiamo ovviamente focalizzarci solo ed esclusivamente sul presente. Relativamente alla classifica ti dico, noi abbiamo fatto 6 vittorie e 5 sconfitte alla fine del girone di andata, bilancio che al di là del passaggio a vuoto che abbiamo avuto con 3 sconfitte di fila, ma che insomma ad occhio e croce non è che poi siano necessariamente una mosca bianca, perché Arezzo aveva fatto 3 o 4 vittorie di fila, adesso è un momento un po' più complesso, la Virtus aveva fatto un paio di vittorie, poi nuovamente ha fatto qualche sconfitta. È un campionato così dove tante volte l'equilibrio è l'unico vero fattore reale che può fare la differenza. Stavo notando anche prima che vincere in trasferta è molto difficile, tranne le prime 3 della classifica, San Miniato, Empoli e Lucca, le altre in trasferta si sono sempre divertite abbastanza poco, e quindi è chiaro che conta tanto il fatto di poter contare sul fattore campo. Noi abbiamo un bel fattore campo, avremo scontri importanti anche in questo girone di ritorno al Palaestra, e colgo l'occasione per ringraziare ovviamente i nostri tifosi che non ci fanno mai mancare il supporto e il sostegno e sono spesso per noi determinanti. Eh sì, tra l'altro tifosi che oggi hanno messo in atto anche una forma di protesta entrando a match in corso proprio per il famoso discorso dei biglietti concessi nelle partite in trasferta, in questo caso al Palazzetto del Costone. Andiamo in casa Costone, che si trova a quota 14 punti, quindi grazie alla vittoria di oggi ha messo un cuscinetto di sicurezza diciamo dalle inseguitrici. Lorenzo, come valuti questi 14 punti conquistati al termine del girone di andata? Ma bene, perché comunque è una linea promossa, quindi che a prescindere poi dalla forza o meno, dalla costruzione della squadra o meno, un po' di gap lo viene scontato a prescindere, e quindi secondo me bene. È chiaro che in tutto questo bene realmente la squadra non è mai andata sotto per bene con nessuno, quindi anche con le prime che vedo, no? Con Empoli hanno vinto, e con le prime 2, insomma, il punteggio è stato alla fine sul punto a punto, quindi ha dimostrato di poterci stare ovunque. Credo che questo sia un'ottima base di partenza per poter veramente acquisire ancora più consapevolezza, fermo restando che, come diceva Riccardo, questo è un campionato talmente equilibrato che basta magari andare un po' in overconfidence o pensare di essere un troppo bravi per ritrovarsi magari in situazioni più spiacevoli. Quindi credo che finora la linea sia giusta e va mantenuta, ecco, già dalla prossima partita che sarà particolarmente difficile. Sì, poi andremo a vedere il prossimo turno. Milos, chiaramente per la Stosa abbiamo detto la sconfitta di stasera in chiave classifica è piuttosto pesante, perché resta ferma a quota 8 punti e Spezia gli scappa un po' a quota 12, quindi a più 4. Come si approccia adesso questo campionato, perché c'è tutto quanto in girone di ritorno da giocare, ancora è lunga? Sì, questo sicuro era una partita per noi molto importante per stare attaccati alle altre squadre.
siamo sicuri che, cioè, noi giocatori proveremo a uscire da questa, diciamo, zone che non è piacevole per noi. Lotteremo e proviamo, secondo me ci meritiamo di entrare nelle prime sei e lottare per playoff. E allora vediamo come prosegue il campionato, quindi andremo a vedere il prossimo turno, la prima giornata sostanzialmente del girone di ritorno, eccola qua, con i match tra Cecina e Castel Fiorentino, Virtus contro Empoli, Vismederi Costone contro Quarrata, Arezzo contro la Menzano, Olimpia Legnaia contro Lucca e Spezia contro l'Etrusca San Miniato. Quindi Arezzo per la Menzana, nel prossimo match era stata una grande vittoria che aveva aperto il campionato, chiaramente il match di andata, adesso Riccardo, è un'altra partita importante per la Menzana. Sì, molto importante, anche perché Arezzo è in questo momento due punti dietro di noi, ma è una squadra che ha dimostrato di poter inanellare una serie di vittorie consecutive, per cui ovviamente è una partita importante. All'andata abbiamo giocato una partita sicuramente buona, anche se poi nel finale ci siamo complicati la vita, e questo al di là del pathos che poi si esaurisce al termine della partita se le cose vanno bene, ci ha lasciato una differenza canestri non così ampia, per cui anche questi sono dettagli che vanno guardati, perché come dicevo prima, nell'equilibrio che regna complessivo anche questi sono dettagli importanti. Però è chiaro che noi dobbiamo pensare di andare domenica prossima ad Arezzo, fare un'altra partita solida e provare a portare via due punti, che sarebbero ovviamente molto, molto importanti e credo che potrebbero in qualche modo inguaiare un po' Arezzo in questo senso. Partita difficile contro una squadra che comunque ha degli ottimi valori, giocatori esperti come Facundo Toia, Lemmi e altri, ma che nel percorso che hanno avuto in questo girone d'andata hanno dimostrato di avere anche delle qualità, con dei ragazzi che magari non conoscevamo così bene, ma che hanno dimostrato di avere delle qualità. Per cui sarà una partita difficile, ma se me la trovate è una partita facile. Eh sì, non ce ne sono in questo campionato, infatti anche in casa Costone ci sarà una sfida contro Quarrata. Lorenzo, l'unico lato positivo di affrontare Quarrata forse è quello di farlo in casa e non in trasferta, perché ultimamente Quarrata in casa propria ha alzato il fortino, mentre in trasferta sta facendo un po' più di fatica, però comunque una partita difficilissima. Sì, molto, ne parlavamo prima con Riccardo, prima di entrare, probabilmente Quarrata, insomma, a noi piace particolarmente come struttura e la classifica forse in realtà in questo momento di loro non esprime realmente, ma comunque sono lì. Quindi, sì. È una squadra che probabilmente all'inizio ha sofferto anche un po' di infortuni, è vero, la prima partita che Costone ha vinto là, loro avevano un paio di assenze importanti, e quello è un campo dove storicamente si vince male. Cominciano ad avere tradizione in questa serie, perché anche l'anno scorso non arrivarono, mi sembra, contro la Virtus poi. Quindi il nucleo è sempre quello, però insomma sono anche le partite che poi, come si diceva prima, ti misurano per bene, e se vuoi fare un certo tipo di campionato in qualche modo devi riuscire a vincerle, ecco. A proposito di partite che misurano, la Virtus affronta Empoli, e qui Milos sa molto di esame questa partita. Sì, loro sono una delle squadre più forti di questo campionato, hanno tantissima esperienza, quello che manca a noi, però noi sicuramente vogliamo tornare nella strada delle vittorie, quindi proveremo a vincere questa partita. E prima di andare verso la chiusura per quanto riguarda il basket, però approfondiamo il discorso di aver chiuso il girone di andata, perché adesso sappiamo più o meno quelli che sono i reali valori delle squadre, almeno per questa metà del campionato, quindi inizio da Milos e poi tutto quanto il giro. Queste prime 11 partite, il livello del campionato, il livello della Virtus, qual è la tua valutazione? Secondo me sarà tosta, noi vogliamo, come detto prima, tornare nelle prime sei, e siamo lì e vogliamo continuare a vincere. Ecco Riccardo, rispetto alla vigilia, rispetto a quella che è adesso la situazione, secondo te quali sono state le sorprese, e anche chiaramente dal punto di vista della Menzana, come valuti queste 11 giornate? Beh, diciamo che almeno personalmente la squadra che mi sta sorprendendo di più è San Miniato, non perché non avessi fiducia nelle qualità di alcuni loro giocatori, Menconi su tutti che conosco bene, però oggettivamente stanno facendo un campionato ai limiti della perfezione, perché hanno vinto in trasferta, hanno fatto vittorie anche proprio in rimonta, dimostrando di essere una squadra vera, tosta, giovane, si diceva prima, però è una squadra veramente che a livello di vissuto, di sensazioni che ti dà vedendola giocare, è una squadra veramente forte. Per cui loro, a mio avviso,
sono la squadra più sorprendente, perché poi Quarrata io ce la facevo tra le prime in classifica, Empoli ovviamente assolutamente sì, di sicuro ci sono squadre che magari hanno avuto qualche difficoltà in più di quelle che ci potevamo attendere, una per esempio è Spezia, che secondo me era una squadra forte, una squadra strutturata con dei giocatori anche che provenivano dalla categoria superiore, invece ha avuto un momento iniziale abbastanza complicato, poi ha aggiunto un giocatore che ha fatto molta più A2 che Serie B, che è Loschi, per cui in questo momento è una squadra forte. Non so oggi esattamente come abbia giocato Loschi o come abbia giocato Spezia, però andare a vincere a Virtus sicuramente non è facile, lo hanno fatto, per cui credo che sarà una squadra che nel girone di ritorno ci sarà da farci conti di sicuro. L'altra che ovviamente in questo momento stride un po' guardando la classifica è Cecina, perché era una delle altre squadre che io mi aspettavo potesse fare qualcosa di più. Hanno aggiunto anche loro un giocatore, c'è anche questo discorso del mercato che potrebbe andare a modificare qualche roster, quindi io non è che faccio, cioè non credo sia giusto né nemmeno consigliabile per nessuno fare tabelle, certo, fare 7 punti, no, cioè noi dobbiamo andare in campo ogni volta provando a vincere contro chiunque, poi c'è le volte che ci riesci anche quando magari te l'aspetti di meno, come è successo con noi con Empoli, e quando invece perdi, quando magari invece pensavi di poter vincere, come può capitare in alcuni campi sulla carta più semplici, ma questo è il trend e questo ce lo porteremo fino alla fine. Lorenzo, insidie del girone di ritorno e anche appunto una valutazione sul girone di andata. No, come si diceva prima, io penso il girone di andata sia andato molto bene, a posteriori, no, vedendo la classifica, una partenza nel girone di andata così era auspicabile. Ti ripeto, come dicevo un po' prima, no, c'è anche tanto volendo da lavorare, perché poi la squadra ha dimostrato di poterci stare e bene, quindi cioè, non vedo grosse difficoltà se non il lavoro duro, perché poi tutto quello che viene di conseguenza è quello. Sono molto d'accordo con lui su San Miniato, avrei detto anche Arezzo fino a qualche giornata fa come un po' come sorpresa. Credo che anche la Menzana sia a inizio anno probabilmente è davanti a squadre che quindi hanno fatto molto bene, però insomma ancora è lunga, anche la Virtus credo che abbiano dalla loro la gioventù, che insomma spero le squadre di Siena vedano tutte da il lato sinistro. Sì, dai, secondo me sarebbe carino. Per godersi una seconda fase più tranquilla, ma comunque molto molto competitiva. Ce l'auguriamo anche noi, ovviamente. Ci fermiamo per quanto riguarda il basket, per voi che rimanete, che ci guardate da casa, non andate via perché torniamo per parlare di volley, ma intanto ringrazio chi mi ha fatto compagnia per questa parte di Domenica Sport Sera. Grazie a Milos Joksimovic. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Caliani. Grazie. E grazie a Lorenzo Gambelli. Grazie a voi. Come detto, un attimo di pubblicità e poi di nuovo qui con Domenica Sport Sera. Ancora in diretta con Domenica Sport Sera, abbiamo chiuso la pagina legata al basket, è arrivato il momento di parlare di volley e più in particolare parliamo dell'Emma Villas. Per farlo qui in studio mi hanno raggiunto due nuovi ospiti, inizio dalla mia sinistra con Marco Monaci, buonasera. Buonasera. Assistente allenatore della squadra e accanto a lui Matteo Alpini, buonasera. Buonasera. Schiacciatore dell'Emma Villas. E vi trovo con un bel sorriso questa sera perché l'Emma Villas ha vinto per 3-7-0 contro ACI Castello, la squadra di Catania, una delle squadre più accreditate della Serie A2, ma oggi, come detto, è arrivata una vittoria importante per 3-7-0 al Palaestra da parte dell'Emma Villas. Quindi parliamo di questo. Marco, iniziamo dalla partita ovviamente di questa sera, una vittoria netta nel risultato, una squadra solida che si è lasciata alle spalle magari un po' di risultati negativi che erano arrivati e oggi ha veramente cambiato marcia. Sì, oggi penso abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione, abbastanza bravi in tutti quanti i fondamentali. Quello che è venuto in più oggi sono assolutamente anche il muro, la difesa. Comunque la squadra ha giocato tutta quanta la partita super concentrata e sono venuti questi bei 3 punti in casa con una squadra molto forte. 3 punti importanti per la classifica, per il morale. Matteo, eravate reduci dalla sconfitta contro Prata di Pordenone, quindi cambiare subito il trend era la cosa più importante. Sì, sì, ce lo siamo detti tante volte questa settimana, che cambiare il trend era la cosa più importante per noi, per provare a, diciamo, mettere insieme un filotto di partite vincenti, perché comunque il nostro obiettivo rimane primariamente quello di entrare nei playoff. E già la scorsa partita non avevamo fatto una brutta partita, ma abbiamo perso per dei dettagli.
Questa volta siamo entrati in campo molto convinti, abbiamo limato alcune sbavature e abbiamo fatto un'ottima partita contro una delle candidate per vincere il campionato. Eh sì, 25-21, 25-21, 25-20, questi i parziali dei tre set. Marco, dove l'ha vinta l'Emma Villas questa partita? Cosa ha funzionato particolarmente che Catania non è riuscita a capire del vostro gioco? Ma siamo entrati concentrati come sempre, nelle ultime partite siamo stati anche un po' sfortunati, tanti set perso e vantaggi anche con, nell'ultima partita con Prata di Pordenone che comunque sia in testa alla classifica questa sera, quindi siamo stati bravi, tutti e due set, primo e secondo mi sembra fino al 20 pari, poi nei momenti fondamentali ne siamo usciti vincitori noi molto concentrati senza sbagliare niente. Il terzo set è stato più facile perché abbiamo preso subito margine e abbiamo comandato la partita e l'abbiamo portata a casa. Ecco Matteo, una vittoria da squadra in un momento non semplice anche per un po' di acciacchi, di infortuni che vi stanno dando fastidio già da un po' di tempo. Sì, chiaramente gli infortuni non devono essere un alibi per noi perché comunque siamo una squadra fatta da giocatori validi, una squadra costruita per fare bene in questo campionato. Sì, gli infortuni hanno caratterizzato alcuni tasselli importanti della nostra formazione e della nostra squadra, però oltre a quello, appunto, le scorse partite siamo stati meno continui nel nostro gioco, abbiamo sbagliato alcune cose magari anche più semplici, che questa volta appunto siamo stati bravi a mascherare, siamo stati bravi a correggere e quindi è venuta fuori una bella vittoria e da ora in poi, se ci assiste anche la fortuna sugli infortuni, speriamo di, speriamo che di andare avanti vincendo più partite possibili. Eh sì, sicuramente è quello l'obiettivo. E andiamo a sentire anche le parole di uno dei protagonisti, ovvero l'MVP della partita di oggi, che è Stefano Trillini, il centrale dell'Emma Villas, che ha parlato subito dopo la fine della partita. Sentiamo cosa ha detto. Oggi rispetto alle altre partite che abbiamo mantenuto livello altissimo per tutti e tre i set in ogni pallone, mentre spesso ci capitava di subire qualche break e diciamo staccare un po' la spina in alcuni momenti, invece oggi siamo stati bravissimi a tenere altissimo livello e complimenti a loro perché sono un'ottima squadra, ma oggi devo fare complimenti a noi perché veramente non abbiamo mollato mai e abbiamo fatto vedere una bella pallavola. Sicuramente la difesa è proprio lo specchio di non mollare mai. A provare su ogni pallone, anche quelli raggiungibili ci abbiamo provato e qualcuno abbiamo anche preso, quindi è quello che fa la differenza. Ovviamente contento della mia prestazione, ma ora stasera ce la godiamo, da domani si pensa alla prossima. Ma sicuramente ci sono delle squadre diciamo con qualche nome in più, però il livello è veramente alto di tutte le squadre, anche quelle un po' più diciamo di bassa classifica tra virgolette, ma poi in realtà non lo sono, quindi bisogna sempre lottare in campo, dare il 100% perché è un attimo vincere e un attimo perdere. No, sicuramente non me l'aspettavo, io lavoro sempre al massimo, spero di fare una bella partita sempre, ce la metto sempre tutta, sono contento, dopo qualche prestazione non ottima da parte mia ero abbastanza arrabbiato, ma ora sono contento, ma ovviamente non devo smettere di lavorare. Abbiamo sentito quindi la soddisfazione di Trillini per questa vittoria e andiamo con le nostre grafiche a fare il punto di quella che è stata questa nona giornata di campionato e poi andremo a vedere anche classifica e prossimo turno della Serie A2 di volley, il campionato dove è impegnata l'Emma Villas. Ecco qua la grafica con la vittoria per 3-7-1 di Prata di Pordenone contro Cuneo, il 3-0 come detto dell'Emma Villas contro Aci Castello, la vittoria al tiebreak di Aversa ai danni di Brescia, il 3-1 di Portoviro contro Macerata, la vittoria di Reggio Emilia per 3-7-0 contro Cantù e qui abbiamo dei risultati non aggiornati perché immagino le partite siano in corso e poi la vittoria per 3-7-0 di Fano contro Palmi. Questi per quanto riguarda la nona giornata di campionato, andiamo a vedere anche quella che è la classifica dopo nove giornate, quindi classifica parziale.
Eccola qua, con Prata di Pordenone in testa, quota 20, poi Brescia a 18, Ravenna a 17 insieme a Cuneo, Oci Castello e Aversa, Portoviro 14, Fano a 11, Reggio Emilia insieme a Lema Villas a 10, Macerata a 9 insieme a Canto e poi Pineta a 8 e chiude Palmi a quota 2, Lema Villas che però è a quota 13 se non vado errato, ecco esatto, mancano i tre punti di oggi da aggiungere alla classifica e quindi Marco ti chiedo 13 punti conquistati fino a qui, Lema Villas che in questo momento è sostanzialmente a metà della classifica, come valuti questo bottino? Beh, naturalmente ci aspettavamo qualcosa di più, però come abbiamo detto qualche infortunio e un pizzico di sfortuna ci ha condizionato la prima parte di campionato. Abbiamo 4 partite adesso per chiudere il girone d'andata, diciamo che sono partite un pochettino più abbordabili, se noi guardiamo abbiamo affrontato tutte le squadre di alta classifica e quindi speriamo di fare i più punti possibili da qui a Natale nelle prossime 4 partite. Ecco Matteo, c'è pressione adesso in questo periodo perché come detto anche adesso da Marco avete affrontato squadre molto forti e quindi adesso arriva il momento di macinare punti. Sì, come ho detto prima, adesso deve arrivare una striscia di vittorie perché ci serve a raggiungere il nostro obiettivo dopo una partenza diciamo non secondo le aspettative, però abbiamo comunque affrontato, come ha detto anche Marco, delle squadre di alta classifica, delle squadre come noi costruite per provare a vincere il campionato e adesso vengono appunto delle partite più abbordabili, comunque con delle squadre sempre di tutto rispetto, con dei bei valori, perché chiaramente in questo campionato c'è un grande equilibrio. Eh sì, esatto, il livello è alto. Torniamo con le nostre grafiche e guardiamo allora quello che sarà il prossimo turno di campionato, quindi la decima giornata. Eccola qua, tra un attimo in grafica, eccola qui, con le partite tra Oci Castello e Prata di Pordenone, Ravenna contro Cuneo, Cantù contro Lema Villas, Aversa contro Fano, Pineto Reggio Emilia, Macerata contro Brescia e Palmi contro Portoviro. Quindi il prossimo impegno di Lema Villas è Cantù. Marco, che partita ti aspetti? Che squadra è Cantù? Guarda, quest'anno il campionato è molto equilibrato, nonostante sono tantissimi giocatori scesi dalla Superlega. Però se noi guardiamo la classifica tra il primo posto a 20 punti e il penultimo a 9 punti, in 11 punti sono racchiuse ben 12 squadre, quindi le partite sono tutte quante difficili, oltre a squadre importanti con roster di buona qualità ci sono anche squadre un po' più giovani che stanno facendo delle ottime performance, quindi diciamo le partite sono tutte quante difficili, l'importante sarà entrare in campo determinati come abbiamo fatto quest'oggi. Ecco Matteo, ancora il girone di andata non è terminato, mancano poche partite, 3 partite, ti chiedo però il livello del campionato, qual è, se è alto anche rispetto magari ad altre edizioni? Sì, il livello del campionato è molto alto perché ci sono 3-4 squadre più o meno dello stesso livello pronte a contendersi il titolo e quindi la promozione in Superlega. E niente, poi noi dobbiamo pensare partita dopo partita, nello spogliatoio comunque cerchiamo di mantenere sempre un giusto equilibrio perché nonostante una partenza magari appunto non secondo le aspettative il campionato è ancora lungo e abbiamo ancora tutto da giocarci nelle prossime. Ecco Marco, come si mantiene la tranquillità? Perché come ci sta spiegando anche Matteo, la voglia di fare i risultati adesso è molta dopo un inizio, come detto magari anche dal punto di vista dei punti conquistati, non al massimo, come si ci vuole pazienza no, adesso, perché bisogna aspettare partita dopo partita e aggiungere punti in classifica. Ci vuole pazienza, però la squadra è consapevole della propria forza, sa che parecchi punti sono stati persi per problematiche, come abbiamo detto, di infortunio, oppure nonostante tutto la squadra è nuova, quindi c'è qualcosa ancora da limare, di trovare il bel gioco. E la cosa importante è entrare in palestra del martedì, lavorare, e poi come abbiamo visto oggi con una squadra tra le più forti che abbiamo incontrato, riusciamo a mettere in gioco la nostra miglior pallavolo. Ecco, squadra nuova, Matteo, che gruppo squadra siete? Che squadra è stata costruita? È stata costruita una squadra forte, appunto, per provare a quantomeno entrare nei playoff e poi, perché no, giocarsela per il titolo. E sì, siamo una squadra di giocatori praticamente quasi tutti nuovi. E abbiamo
magari durato un po' più fatica nel primo mese nel trovare una giusta amalgama, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno. Oggi è stata una dimostrazione, però abbiamo fatto anche tante altre belle partite e niente, appunto, stiamo trovando il nostro equilibrio e siamo sulla strada giusta. Ecco Marco, voi dal punto di vista del coaching staff rappresentate la continuità invece che gruppo avete tra le mani? Ma abbiamo confermato qualche giocatore rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto alzare l'asticella facendo mercato con giocatori di Superlega, ma anche con giovani promettenti come cioè, lo stesso Matteo, un altro giocatore toscano di Prato. E, bene o male, il lavoro tra me e il primo allenatore va avanti dall'anno scorso e quindi cerchiamo di trovare le giuste tattiche, le giuste tecniche per portare avanti, per far crescere questo gruppo. Siamo quasi in chiusura, quindi obiettivo di questa stagione per le Mavillas, Marco? Ma la cosa principale è entrare nei play-off, poi sappiamo che dai play-off anche dall'ottavo posto, settimo posto si può comunque scalare, ambire alla vittoria del campionato. L'obiettivo è quello? Sì, poi sappiamo che il campionato regolare dà la griglia per certo entrare nei play-off e poi si gioca tutto quanto nelle ultime partite. Matteo, obiettivo se condividi, è anche obiettivo personale però? Sì, condivido perché la squadra è stata costruita per questo e niente, obiettivo personale, niente, entrare in palestra tutti i giorni, cercare di migliorare sempre di più e dare il contributo migliore possibile a questa squadra per cercare di fare un'ottima stagione. E noi continueremo domenica dopo domenica a tenervi aggiornati anche su quelli che sono i risultati e le partite dell'Emavillas. Io ringrazio chi mi ha fatto compagnia questa sera, grazie a Marco Monaci. Grazie a voi. E grazie a Matteo Alpini. Grazie a voi. E grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito da casa anche questa domenica. Io non posso fare altro che augurarvi un buon inizio di settimana e rinnovarvi l'appuntamento a domenica prossima, sempre qui con Domenica Sportsera. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Comolas, vendita pellet.